Lo chiamano il settore del bianco, ma quello dell'elettrodomestico è ormai in una crisi nera e nessuno al governo sembra accorgersene. Eppure basterebbe vedere cosa sta succedendo all'interno delle aziende per rendersene conto. L'elettrodomestico, con i suoi 130.000 addetti tra diretti e indiretti, è il settore manifatturiero più importante d'Italia dopo l'automotive, ma rischia di scomparire. Azzoppato prima dall'ondata di delocalizzazioni, è ora messo alle corde da una crisi economica che sta colpendo proprio quei consumatori su cui le multinazionali italiane e straniere avevano puntato per vendere i prodotti made in Italy. Una situazione disastrosa confermata dai dati dell'osservatorio strategico dell'associazione che riunisce oltre 100 produttori di elettrodomestici. Infatti, solo in Italia, dai 30 milioni di pezzi del 2002, la produzione di frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni e piani cottura è crollata a 15 milioni.